A sei giornate dalla fine si riapre un piccolo spiraglio nella lotta per il primo posto per un Francavilla che è stato beffato nel finale nello sconto diretto, ma si è saputo riprendere violando il difficile campo del Vasto Marina di misura, grazie al gol di Bordoni, che però è tutto merito di De Filippis. La Mittarina rischia grosso tra le mura amiche perché trova un'alba grintosa e motivata che la mette alle corde e sblocca la situazione con Ridolfi. Il solito Molinari entra dalla panchina e firma la parità dal dischetto a dieci minuti dalla fine. Il Montorio dimentica una delle più brutte prestazioni stagionali in quella di Martinsicuro e supera lo Sporting Tulum con un convincente primo tempo nel quale Palombizio e Valbonesi ipotecano i tre punti nella ripresa a segno cavuto, ma non basta alla compagine Viola che vede allontanarsi il treno playoff, anche se il più 16 del Francavilla sul quinto posto toglie molte speranze anche ad Alba e Vasto. Chi può ancora sperare grazie alla modifica del regolamento e nonostante l'inaspettata sconfitta di Roseto è il Sulmona. Il gol di improta su schema da calcio piazzato rilancia le ambizioni di salvezza della squadra del presidente Iachini che però ha bisogno di conferma e continuità. Nella partita più scontata della giornata arriva il risultato più eclatante: un pineto formato cannibale umilia i giovani della Spallanciano per 10 a 1. Per Miani, tripletta, Malocco e Faietta, doppiette, è stata la possibilità di arrotondare lo score personale. Nella parte bassa della classifica, importante affermazione del Guardia Grele per 2 a 0 con un gol per tempo di contestabile Dragani, non ha portato bene, almeno in questo primo episodio, il ritorno di Pasqualino Di Serafino sulla panchina bolognese dopo le dimissioni di Grillo. Data la situazione in Serie D, ora anche la squadra del presidente perletta inizia a tremare per i play All'interno della cui griglia sta mirando a risalire posizioni il Martinsicuro che ha steso il Castel di Sangro anche grazie al super gol di Luca Dari i vibratiani ora possono allungare la striscia con la trasferta sul campo della Spallanciano infine due pareggi per 1-1 quello dell'anticipo tra casa Casalincontrada e Mosciano e quello di Capistrello tra i Rovetani e il San Salvo ora due turni ravvicinati domenica 25 e quello di recupero di mercoledì 28 marzo poi la pausa ed un gran finale con quattro giornate in 10 giorni che emetteranno tutti i verdetti.